Salve a tutti, buonasera e benvenuti all'incontro Dialoghi, il mito dell'origine, l'origine del mito, con Laura Faranda e Luigi Zoia. Il ripresentarsi di miti simili in epoche e culture diverse ci ricorda che essi attingono a un inconscio non solo personale, ma collettivo, tuttora operante nelle nostre società ipermoderne. Ne sono esempi sia i miti dell'origine, sia i miti della vendetta e della distruzione, che hanno condotto a millenni di guerra e che oggi riemergono in forme sorprendentemente arcaiche nei fenomeni del fondamentalismo e del terrorismo. Laura Faranda, professore ordinario di antropologia culturale presso la Sapienza di Roma, tra i suoi percorsi di ricerca, l'antropologia della Grecia antica, con particolare attenzione alle configurazioni mitiche e simboliche del linguaggio e delle emozioni, al mondo femminile, al rapporto tra mito, rito e protoclinica, l'antropologia dei processi migratori, con particolare attenzione alla mediazione scolastica ed etnoclinica in Italia e a specifici contesti della Tunisia e del Mali, la psichiatria coloniale nel Maghreb, le minoranze etnico-religiose in Tunisia. Luigi Zoia, diplomato nel 1974 al Carl Gustav Jung Institute di Zurigo, ha lavorato in clinica a Zurigo, poi privatamente a Milano, a New York e ora nuovamente a Milano come psicoanalista. Presidente del CIPA dal 1984 al 1993. Dal 1998 al 2001 presidente della IAP, poi presidente del Comitato Etico Internazionale della stessa. Già docente presso il Carl Gustav Jung Institute di Zurigo, presso l'Università dell'Insubria, e attualmente è visiting professor alla Beijing Normal University. Lascio la parola alla professoressa Laura Faranda. Grazie, buonasera a tutti. Allora, mito delle origini, origini del mito, già l'incipit dà l'idea della complessità di questo percorso, no? E, riprendendo proprio la presentazione, la sintesi di questo nostro dialogo, io ritornerei su questo discorso per cominciare che i miti si ripresentano simili in epoche diverse e attingono a un inconscio collettivo. Allora, io sono antropologa, mi occupo di passato e di presente, ho una formazione che mi ha avvicinato necessariamente alle scienze della psiche, avendo lavorato tra l'altro sul mondo antico e su pianto, istituti culturali legati alla sfera delle emozioni, però non mi basta l'accezione di un mito che si ispira a un inconscio collettivo, perché questa prima indicazione ci farebbe accontentare dell'idea che i miti diventano pensieri dell'uomo a sua insaputa. E invece la prima cosa su cui vorrei soffermarmi è che il mito vive nella storia, nelle storie, nelle culture e come tale. In una prima considerazione necessaria è pensarlo come un ordinatore logico. Il mito serve a determinare all'interno di una singola cultura norme, comportamenti, prescrizioni e come tale non è fuori dalla storia. Lévi-Strauss, uno dei più grandi interpreti antropologi della mitologia, sostiene che dobbiamo superare il divario che ci fa guardare il mito fuori dalla storia. E questo divario può essere colmato soltanto studiando il mito come un prolungamento della storia, come qualcosa che ci permette di decifrare la storia, come direbbe Inman, offrendoci una via d'accesso all'immaginale. E quindi in questa prospettiva la funzione dell'antropologia nello sguardo sul mito è quella di, da una parte, raccogliere le invarianti, gli elementi costanti, gli elementi che ricorrono nel tempo e nelle culture, e dall'altra riconoscere al mito una natura eminentemente logica e costruttiva. Quindi questa
è una premessa necessaria perché apparentemente il linguaggio del mito, il racconto, molto spesso ci arriva in un apparente disordine difficile da decifrare, no? Molti miti hanno storie arbitrarie che paiono assurde, prive di senso, che a volte sembrano irricevibili. Allora, che cosa significa questo? Qual è il principio ordinatore che governa il linguaggio del mito? Noi, in primo luogo, dobbiamo partire dal fatto che queste storie hanno intrinsecamente una volontà costruttiva, creano all'interno di chi se le racconta un presupposto di ordine interno. In questo senso, comprendere i miti significa in qualche modo fare il lavoro che si fa quando si impara a tradurre da una lingua all'altra, a decifrare il linguaggio, no? Assumendo delle regole che possono essere quelle che per analogia si seguono man mano che si interiorizza una grammatica. Del resto il mito tracima nella lingua, nel linguaggio. Pensate a quante parole, formule utilizziamo nelle quali non ci siamo più resi conto, ma evochiamo dei miti. Pensate a quando la calura di agosto la chiamiamo canicola e questo ci fa richiamare quella stella Siria che Zeus mise in difesa di Europa, quella vergine che dalla concupita dal dio dell'Olimpo, arriva dal sud del Mediterraneo e approda a Creta. Pensiamo a quell'Atlante che molti della nostra generazione consultavano e che è questa figura di titano resa per punizione di Zeus, costretta a governare la volta celeste, a sostenerla. Pensiamo a quando, diciamo, sono stata piantata in asso, il che evoca una storia mitica significativa, la famosa Arianna, che dopo avere dato a Teseo il filo risolutore e averlo fatto uscire dal labirinto, viene portata, si innamora di questo eroe, che se la porta a Naxos e lì la pianta. Noi perdiamo la geografia mitica, ma recuperiamo nel linguaggio, nella lingua, alcuni aspetti e poi ancora potrei andare avanti, i nostri talloni d'Achille, le nostre fatiche di Sisifo. Noi abbiamo interiorizzato nel linguaggio alcuni aspetti che la lingua porta dentro e che fa rivivere il mito. Vengo a questo punto, al tema che all'interno di queste giornate, di questo festival, iscrive il mito delle origini nell'ordine dato del motivo della nascita, la nascita del cosmo, miti cosmogonici, la nascita degli dei, miti teogonici, infine la nascita degli uomini, miti antropogonici. E lo faccio anche qui con una premessa necessaria. Mentre prima dicevo, i miti sono degli ordinatori, sono dei dispositivi logici. All'interno di questo sistema che mette a norma, mette in ordine il vivere di una società, esistono due ordinatori fondamentali che ricorrono in tutte le mitologie e sono gli ordinatori per genere e per generazione. In altri termini, il mito mette in ordine eventuali conflitti di genere, maschile e femminili, e mette in ordine le storie, il posizionamento tra giovani e anziani, padri e figli. Questi sono i dispositivi che voi ritroverete in tutte le culture. E io non mi avventuro in una sintesi irragionevole, e nemmeno mi metto a elencare tutte le varie situazioni nelle quali i miti della nascita registrano e ci fanno ritornare a questi due elementi. Mi affido invece a quel mondo che mi è più familiare, ci è più familiare ed è più familiare soprattutto ai percorsi
che portarono, tanto per dire, Freud e Lacan a interrogarsi dentro la loro storia sul tema della filiazione, prendendo in prestito un mito come quello di Edipo. Quindi, mantenendomi fedele al motivo della nascita e con questa premessa, io ho pensato di affidare ad alcune immagini questo tema. Alcune immagini che vi fanno capire come nel mondo greco, che peraltro, come avete visto anche da quello che la lingua ci richiama, è un luogo di incubazione antropologica del pensiero mediterraneo e della storia del pensiero occidentale, in questo mondo è estremamente significativo che il motivo della nascita ci autorizza a pensare fin dall'inizio a un registro concorrenziale tra maschile e femminile, tra padri e figli. E infatti, se dopo una breve premessa, ecco, che ci fa vedere come nel tema della nascita esiste una stagione che parte nel Neolitico e che prosegue nella civiltà minoica, in cui domina incontrastata Gaia, la terra. Qui la vediamo intronizzata, questa madre terra, in una statuetta fittile del Neolitico, e qui, la vediamo nella sua fisionomia inquietante come grande madre dei serpenti, la Potnia mediterranea. Progressivamente abbiamo, ecco, da qui comincia, diciamo, il sistema, il tema, il motivo mitico della nascita secondo la teogonia, e vediamo una Gaia, ve la restituisco nella sua riformulazione romana, la Tellus, la dea Tellus, che da sola genera il cosmo. Si dice che Gaia generò monti, cielo, terre, fiumi, oceani e infine prese in sposo uno dei suoi figli, Urano. Quindi dalla generazione partenogenica alla generazione sessuata. Urano, però, dopo avere con Gaia consumato nozze e generato, comincia a odiare i propri figli e li costipa nel ventre della terra. Entriamo quindi in questo regime concorrenziale maschio-femmina, una dea terra che governa da sola il cosmo e che quando si fa madre entra in competizione col padre, il quale padre costipa i suoi figli, non consente ai figli di essere generati fino in fondo, fin quando un altro figlio di Gaia, Cronos, il tempo, non entra in concorrenza col padre e, come vedete in questa bella raffigurazione di Vasari, lo evira. Quindi vedete, nella progressione, cielo e terra si separano, maschile e femminile prendono le distanze, padri e figli cominciano un conflitto che peraltro ricorre in tutte le mitologie. Fin qui non siamo fuori da un sistema mitologico e dalle invarianti che potremmo ritrovare nei miti indiani e in quelli tibetani, come in quelli amazzonici. Però qui cominciamo ad andare un po' troppo avanti, nel senso che in questo sistema di antagonismi padre-figlio, Cronos, memore dell'evirazione patita da suo padre per effetto di quel falcetto di cui sua madre lo dotò, ha paura a sua volta dei propri figli maschi e li divora. Non fidandosi di un ventre materno, quello della sposa e sorella Rea, preferisce incorporarli e comincia questa operazione di divoramento dei propri figli che, come vedete, l'arte reduplica nel tempo e nella storia
abbiamo visto prima Tiepolo, vediamo qui, se non ricordo male, adesso non ricordo se non è Vasari, ma vediamo infine persino Goya riprendere questo tema della tecnofagia, un padre che mangia i figli. E arriviamo a questo punto perché questo è il momento in cui si apre una nuova stagione. Si apre una nuova stagione perché arriviamo alla terza generazione teogonica della nascita degli dèi, che vede Zeus destinato alla stessa sorte dei suoi fratelli, ma invece in questo caso Rea lo sottrae a Cronos. Vedete, sembra che gli offra, ormai debilitata nella propria forza procreativa, un ennesimo figlio. In realtà si tratta di un bel pezzo di pietra che Cronos, ormai abituato a fagocitare tutto, prende e incorpora come l'ennesimo figlio. E Zeus, nascosto nel ventre della terra, si allena, si addestra a dare vita a una nuova generazione di dei. Una nuova generazione di dei che, come vedete, qui il percorso cambia e qui il tema della concorrenzialità fra maschile e femminile e fra padre e figlio si incorpora nel corpo del dio. Zeus, consapevole del fatto che le generazioni che lo hanno preceduto hanno tentato di subordinare il potere della dea madre, fa qualcosa di più. E badate bene, le evirazioni, perché anche Cronos verrà evirato da Zeus, degli dei maschi non sono un riverbero della potenza della dea madre, sono un potenziamento progressivo di un dio che si apre, che apre il proprio corpo al sanguinamento. Tutti i rituali di iniziazione che prevedono la circoncisione e tante altre tecniche altro non sono che l'emulazione di un sanguinamento ciclico quale quello della donna. Zeus, dicevo, fa di più, esorcizza la paura dell'evirazione partorendo, apre il proprio corpo alla ferita della femminilizzazione. E da quel momento in poi, ecco, vedete, qui lo vediamo partorire Atena, qui lo vediamo partorire Dioniso, rispettivamente dalla testa e dalla coscia. Questi due figli sono figli che recitano la conflittualità del maschile e il femminile. Questa è la femmina e questo è il maschio. E sono figure la cui femminilità è contrastata ed è conflittuale, la cui mascolinità è ambigua. Ed ecco che arriviamo alla nascita dei primi uomini, antropogonia, gli autoctoni. Autoctoni significa nati dalla terra. Spartoi, seminati, autoctoni. Però attenzione, la terra non è più la dea Gaia. La terra, dal momento in cui Zeus apre il proprio corpo alla potenzialità generativa, diventa una zolla civica da domesticare. E allora ecco il mito di Erittonio, il primo antenato mitico della città di Atene, che si vuole sia nato per l'appunto, qui vedete in un vaso attico, la terra docile lo offre a Cecrope. La storia è che Atena, quella dea figlia di Zeus, che non conosce altro che un padre e che non vuole partorire, sarebbe stata fecondata da Efesto, che tenta di possederla, se non fosse che lo respinge e raccoglie il seme del dio e con un bioccolo di lana lo getta nella terra. Erion, Cton, lana, terra. Erittonio sarà il primo antenato mitico di una città che rappresenta il modello civico dell'Atene classica. E a questo punto lo vedremo crescere, allevato da donne nutrici, quelle stesse donne che progressivamente verranno depodestate della propria
capacità generativa per diventare, sappiamo bene che nella storia le donne greche non avranno mai il titolo di cittadine, saranno solo madri, madri che mettono a servizio i propri figli alla comunità. Miti di fondazione, dopo Erictonio, Cadmo che fonda Tebe. E come la fonda? La fonda uccidendo un drago mitico, il serpente, creatura ofidica che ricorre nelle mitologie, e utilizzando le pietre che vedete per creare i primi spartoi, i seminati, getta sulla terra le pietre e gli uomini nascono ancora una volta dal gesto virile di un eroe fondatore che feconda la zolla inabitata. Capite che questa trasformazione è fondamentale nella ideologia di chi si racconta questo mito. Al posto di una madre terra, una terra patria, con tutto quello che la lingua ci porta. E questa è la prima donna, e questo è l'altro elemento che poi mi consentirà di lasciare la parola a Luigi Zoia, che segnala la specificità della mitologia greca, insisto, luogo di incubazione antropologica del pensiero occidentale, luogo nel quale si radica la nozione di maschile e femminile di cui noi ancora portiamo tracce significative, laddove nella genesi di quasi tutte le culture la nascita del primo uomo e della prima donna è contemporanea, nella mitologia greca è differita. Ed è differita perché Pandora, la prima donna, colei che nasce per punizione del genere umano, è quella che attiva nel mondo dei mortali la riproduzione generativa. Si vuole che prima gli uomini nascessero dal ventre della terra e la loro morte venisse commutata in sonno eterno, in una reinfetazione della terra patria, fin quando non arriva Pandora, che Zeus provvede a donare agli uomini come ambiguo malanno. Ambiguo malanno, Pandora, che legittima, altro elemento invariante ricorrente in tutte le mitologie, un elemento come quello del diluvio, perché dopo Pandora Zeus deciderà che il genere umano va riformulato nel segno di una sessuazione, e Pandora non è la madre degli uomini, non è la madre del genere umano, è la madre delle donne, di un genos a sé. Tant'è vero che, vedete, qui dopo il diluvio, vediamo i due sopravvissuti, Pirra e Deucalione, Pirra madre di Pandora, Deucalione figlia di Pandora, Deucalione figlio di Prometeo, che rigenerano la terra di uomini, ancora una volta servendosi delle pietre, laoi in greco, pietra sta per laoi sta per pietre, ma anche per uomini, per come homo sta per humus e per come il rapporto tra terra e patria vive a questo punto una sua evoluzione nella storia, perché da questo momento, una volta che le città sono fondate, che i miti antropogonici hanno dato un ordine alla filiazione, alle generazioni e ai generi, potrà avviarsi tutto un altro ciclo di narrazioni mitiche in cui entreremo nell'epos eroico, e gli eroi non sono altro che figli memori di questa conflittualità interna, di questa fatica procreativa. Pensate soltanto al fatto che Achille, Ulisse, Edipo portano nel loro corpo i segni di una ferita. È una ferita di vulnerabilità che è stata imposta loro da mano materna. E per ascendere allo statuto di eroi dovranno votare la loro vita alla patria. Il gioco è fatto. Mi fermo qui.
grazie per questa bellissima rassegna. Cercherei di ripartire da qualcosa che hai detto e anche da una persona che hai nominato, che per me è un grande maestro, posso dirlo anche amico in parte, cioè James Hillman. Quello che James Hillman, molti lo sapranno, è noto come il fondatore dell'unica scuola post-junghiana che ha poi avuto un suo nome senza essere senza derivare da una scissione, da un rinnegare né Jung né neppure l'Associazione Internazionale degli Analisti Junghiani, però aveva fondato una sua scuola chiamandola psicologia archetipica. Sì, e mi ricordo in una lunga intervista per il terzo canale della televisione che gli avevo fatto, avevo suggerito l'idea che la sua crescente popolarità, questo era nel 2004, mi pare, 2004, 2005, 2004, James è morto poi nel 2010, che così come in psicanalisi e in particolare nell'approccio junghiano il rapporto tra coscienza e inconscio è sempre di compensazione, cioè se ci sbilanciamo a livello razionale cosciente troppo in una direzione, l'inconscio tende a è omeostatico, no? E allora che la popolarità della psicologia archetipica fosse prima di tutto dovuta al sua grande anche capacità espositiva, eleganza nello scrivere, ma a un bisogno collettivo sempre più urgente del mondo del ventunesimo secolo, del postmoderno, come vogliamo chiamarlo, perché i mutamenti sono sempre più rapidi, non ci capiamo niente, non capisco niente nei mezzi di comunicazione, anche se voglio anch'io comunicare, e quindi qualcosa che ci riporta invece alla invariante, schiacciati dal variare sempre più vertiginoso, è fondamentale, è una cura culturale per tutti noi, no? Non è solo una terapia individuale. Ecco. E poi volevo procedere con la mia relazione, che certamente non sarà così completa, ci porta sul tema del mito adottando una prospettiva leggermente diversa, cioè tu hai detto cosa è all'origine e poi il mito ci dice che è fondante e quindi sopravvive ancora adesso. E io volevo accennare ad alcuni miti fondamentali e fondanti e ovviamente, anche se universali, fondamentalmente classici, per accennare a come possono essere vivissimi, attuali, nella analisi che facciamo di fenomeni e anzi di preoccupazioni e anzi delle principali angosce che ci circondano. Come avviene poi, non sapendo esattamente bene qual è il pubblico, volevo partire da un paio di formule accettate che vale la pena però di ripetere, di condividere, cioè il sogno in generale in tutte le scuole psicanalitiche è una sorta di autorappresentazione per immagini, soprattutto, non solo, ma soprattutto per immagini della realtà interiore. E nella classica classica definizione di Freud, il mito è un sogno universale. Freud ovviamente non adotta il concetto di
inconscio collettivo, di psiche collettiva che introduce poi Jung, ma in sostanza dice qualcosa di analogo, dicendo che è un sogno universale sognato dalla umanità. E poi vi ricordo l'altra, che non mi ricordo più, lo saprai sì, di sicuro tu, formula da chi è stata detta, se per caso è di Chereni, che comunque il mito è quell'evento che non accadde mai, ma è stato sempre, che non è mai accaduto, dipende da come si traduce, diciamo, ma sì, il verbo che lo riguarda, che lo descrive, non è un verbo accadere, ma il verbo essere. Il mito è era ed è sempre stato, no? E quindi il mito delle origini, ma il mito è origine ed è un'origine permanente, no? Ed è permanente in sé. Quindi il fatto che certi miti si ripresentino continuamente, io come junghiano ovviamente lo prendo come conferma del senso dell'approccio per cui esiste un inconscio universale, no? E qui, che può essere anche chiamato l'insieme di archetipi, utilizzando il termine sia di Platone che di Jung. Se noi prendiamo il più classico dei miti, che già abbiamo visto immediatamente ritorna, e cioè quello dell'eroe, è stato utilizzato sostanzialmente dal più grande allievo di Jung, Erich Neumann, nel suo testo sulle origini della coscienza. Sarebbe un'autorappresentazione quindi dello sforzo che fa, poi c'è in Neumann anche un continuo accostamento dell'ontogenesi e filogenesi, cioè della crescita della psiche individuale e della crescita della psiche storica dell'uomo, no? Comunque sia il prototipo del combattimento, che probabilmente è un archetipo particolarmente maschile, anche se poi lo ritroviamo in chiunque, sia in culture e in individui che hanno ricevuto un'educazione guerriera, sia in chi ne ha avuta una pacifista, no? E il combattimento che poi in fondo ripete, appunto così come molto grosso modo la ontogenesi, lo sviluppo individuale ripete quello collettivo e viceversa, ripete lo sforzo che fa ogni psiche per nascere come psiche più o meno cosciente di sé, perché noi nasciamo, è banale dirlo, ma nasciamo nella pancia della mamma, e la nostra psiche quando veniamo al mondo non è che abbia veramente un io, no? L'io è quella cosa, quella autocoscienza, e poi tutta la psicanalisi infantile è fatta prima di tutto di una identificazione di quando e come sorge tutto questo, no? Ma dicevo, il mito dell'eroe è così universale che, per esempio, andiamo a una cosa che è stata ripetuta all'infinito tragicamente di recente da tutti i mezzi di comunicazione, cioè il centenario della Grande Guerra, che inaugura poi il secolo di sangue, il secolo scorso, no? E ci è stato ricordato come infiniti, milioni di persone, milioni di giovani si sono offerti come volontari, perché c'era l'annui, la noia, perché non c'erano state abbastanza guerre. Che ci sia un archetipo eroico purtroppo è così tragicamente vero, che e poi gran parte di questi, soprattutto i personaggi più colti, più interessanti, hanno passato la loro vita a combattere contro la bellicosità, i movimenti nazionalisti, eccetera. Però come primo atto hanno offerto la loro vita, e ricordavo per esempio sui due
opposti fronti, sì, questo è poi una traccia, se qualcuno ce l'ha, di un articolo che è uscito oggi sulla cultura del Sole 24 Ore, no, sul supplemento, sul mito appunto. Come prendiamo due personaggi su fronti opposti, come Ludwig Wittgenstein e Sigmund Sassoon. Forse non tutti conosceranno Sassoon, ma è stato uno dei più grandi poeti inglesi di quell'epoca, che ha passato poi la vita a comporre, amico di Bertrand Russell, eccetera, per combattere il pacifismo. Però tutti e due, quello che si dimentica, si erano offerti volontari e hanno ricevuto le più alte decorazioni al valore delle forze armate austriache e inglesi, proprio per il coraggio con cui si erano esposti alla morte. Poi in Wittgenstein, questo invece lo sapranno molti, c'era anche un altro tipo di eroismo, perché era erede forse della più grande fortuna che c'era in Austria, ha regalato tutto in opere sociali, cioè cose che non... no? E un sacrificio barra autosacrificio e lesionismo che fa sì che anche della famiglia, di tutti questi figli maschi che erano, credo 5 o 6, sono sopravvissuti solo lui e il fratello, quando, no? E tutti gli altri sono morti, suicidi soprattutto. Sì, cioè ci sono delle, quindi una generosità eroica e una significatività così concentrata, no? Freud parla di concentrazione dei simboli nei sogni, qui c'è una concentrazione nella vita di una persona, che sicuramente molti altri, molti sapranno anche, fu compagno di scuola, quasi il gemello buono di un certo Adolf Hitler, e che probabilmente se non ci fosse stata questa scuola non ci sarebbe stata questa rabbia, questa invidia per gli ebrei, per questo personaggio che era ricchissimo, ma anche ricchissimo di produzioni mentali, no? Comunque, dopo l'atto eroico, queste persone macerarono tutta la loro vita in atti di contrizione per quello che avevano fatto, no? E ricordavo anche, naturalmente, il mito eroico non contiene solo così semplicemente le gesta, per esempio, di un eroe, ma fin dai propri, non solo archetipi, ma i primi testi scritti, il più famoso, e cioè l'Iliade, l'eroe prototipico dell'Iliade, è anche quello che deve fare la scelta, ti ammonisce anche sulla tragicità del destino, comunque, no? Il mito, prima di tutto perché questo l'ho sempre usato come riferimento nel mio testo sul padre, dei due eroi prototipici, Achille e Ettore. Se è vero che il mito, appunto come il sogno, ha spesso anche un aspetto prospettico, se non letteralmente profetico, ci dice che dei due tipi di maschile è molto più facile che sopravviva quello incompleto e aggressivo e distruttivo rispetto a quell'altro che è completo, che è coraggioso, eroico, ma anche provvidente verso la sposa, verso il figlio, eccetera, eccetera, no? E Achille invece sceglie fra i due possibili destini, che come sapete erano quello della vita breve e gloriosa o di una vita sano e tranquillo, ma anonimo. Scelse immediatamente quello, e vi ricordo anche che il filosofo Hans Jonas, no, il filosofo della responsabilità, uno dei grandi filosofi del secolo scorso, parla dice oggi, diceva già nel secolo scorso, non è più possibile la scelta di Achille, perché se parliamo di responsabilità, già allora, diceva, praticamente abbiamo delle responsabilità estese in senso globale, e cioè
trasversale ma anche longitudinale anche per il futuro, no? Sia dal punto di vista della bellicosità delle armi, la distruzione, sia dal punto di vista della degenerazione ambientale. Allora, la mentalità tragica, descrivendo questi eroi, mi sembra, era certamente all'ottica razionale e basata sui principi di non contraddizione, che poi cominciano già allora con la filosofia greca, era meno scientifica, però era in un certo senso infinitamente più completa, cioè includeva già anche questi aspetti psicologici, anche se gli antichi chiamavano certe cose semplicemente destino, ma Achille in un certo senso doveva includere il destino nella propria vita, no? Il destino poi pian piano viene rappresentato, viene anche personificato sotto forma di Tyche greca o di fortuna romana, eccetera, eccetera. Pian piano abbiamo poi i monoteismi, ovviamente mettono criteri molto più distinguibili, molto più etici. Tuttavia, in qualche modo noi siamo sempre legati a queste origini e lo si vede per esempio nell'analisi dei pazienti, è difficilissimo evitare un momento in cui qualcuno non dica è avvenuto così perché comunque era destino, certamente non perché l'ho scelto, perché la scelta è uno spazio piccolissimo nella vita di ognuno di noi, anche appunto magari degli intellettuali, degli scienziati che vanno in analisi. E tutto questo dovrebbe ricordarci appunto come tipicamente poi nel mito dell'eroe e tipicamente anche in tempi recenti c'è una identificazione col mito dell'eroe che non è mai stata in fondo sufficientemente studiata, perché non avremo mai a disposizione i personaggi che l'hanno incorporato, che possono essere Napoleone o Hitler o qualche tirannello di qualche angolo del mondo, no? Però certamente pian piano, andando avanti nella loro carriera, si identificano nel personaggio e quindi si identificano in un archetipo eroico, anche perché comunque chi concentra troppo potere ovviamente non ha chi lo critica dal di fuori, no? Questo è. Non è sottoposto a un processo di autocritica. È ovvio che questo ve lo dice uno psicanalista, perché crede che, malgrado ognuno di noi abbia poca libertà di scelta, un po' esiste e quindi meglio esercitare quella che affidarsi troppo, per esempio, alla identificazione con miti eroici. Ecco, vi ricordavo, per esempio, Hitler aveva questa passione non solo per Wagner, ma con la Götterdämmerung, cioè con l'eclissi degli dèi, e l'ultimo ordine che dà nella sua vita è l'ordine Nerone, quando dà l'ordine di distruggere tutto quello che è rimasto ancora in piedi della Germania, perché si identifica completamente, no? Comunque, questo si può chiamare anche da un punto di vista freudiano pulsione di morte, eccetera, c'è in ognuno, o identificazione con aspetti. Volevo ancora richiamarvi altri miti che mi sembra siano terribilmente nel senso di preoccupantemente attuali oggi, perché ci riportano alla escalation e alla intossicazione quasi tecnologica in cui viviamo, che rischia di prenderci tutti e in particolare
le giovani generazioni non abbastanza difese, no? Noi sappiamo che il mito associava la gloria che cercano gli eroi anche alla fama, cioè sono come due inscindibili, non è che se combatti bene allora hai la gloria e allora hai la fama, no, sono due cose, non si capisce bene, no? Sono, anche perché non esiste il rapporto di causa ed effetto come esiste per noi, no? E allora la dea fama, per esempio, che ritroviamo nel quarto canto del libro dell'Eneide, vediamo una dea fama che è descritta molto bene, che si autoalimenta e che è completamente indifferente nel diffondere verità o menzogna. Attenzione, in un'epoca in cui parliamo dei mezzi di comunicazione della post-verità, lo trovo particolarmente significativo, no? Ha occhi, bocche, orecchie in numero infinito, cioè la metti in moto e non riesci più a controllarla. È, direi, autoreferenziale, è, direi, intransitiva, cioè non ha un oggetto. Lo scopo della fama è unicamente la crescita della fama stessa, questo dice il mito. E contemporaneamente ci viene descritto come la fragile, perché viene descritta come un po' fragile, Didone, quando viene trasportata dalla fama, no, la sua vicenda amorosa con Enea, già compie la scivolata verso il suicidio. E tra l'altro sul Sole 24 Ore l'hanno invece associato a un aspetto quasi più giocoso, non distruttivo, delle immagini del incontro amoroso tra Venere e Marte, che vengono sorpresi e derisi da tutti gli dèi, no? Ma anche lì tutta la fama che ci colpisce. Bene, io penso che siamo arrivati quasi in fondo, o prendo ancora... No, ci sono ancora 5 minuti. Volevo anche richiamare, come per esempio io, una cosa su cui ho scritto già negli anni Ottanta, era il mito della crescita infinita, che mi sembra così attuale oggi e che nella mitologia greca appunto era ibris, era arroganza che generava poi nemesi, no? Che generava poi, o comunque, ricorderete probabilmente nel mito classico, o quantomeno nel mito greco, c'è questa associazione con, o non associazione con la religione, come è stato anche qua ricordato, cioè gli dèi non sono, come continuava a ripetere Nietzsche, ecco, non sono un modello di comportamento come per noi nella tradizione monoteista, nella Imitatio Christi o nelle mentalità laiche, che comunque non possono non dirsi di matrice cristiana e di matrice monoteista, no? Con una sua razionalità e con degli criteri di identificazione, no? L'uomo deve soltanto invece essere diverso dagli dèi. Tutto quello che è completezza è riservato agli dèi. Se una donna nasce bellissima, anche se non ha lottato per meritare quella posizione, appunto, se ce l'ha dalla nascita, viene per esempio punita da Afrodite, no? Gli dèi vogliono solo per sé tutto questo. Perduto questo e incorporato il tutto nella mentalità invece più positiva, non del monoteismo ma del cristianesimo, che è un ebraismo di tipo proselitista, no? che cerca di aumentare il proprio messaggio, di farlo arrivare dappertutto, questo si abbina con l'espansione di Roma rispetto all'idea della polis greca invece, che era limitata, e quindi
con il mondo in cui viviamo, che è ancora posseduto inconsciamente da qualcosa che poteva essere rappresentato nel mito da Prometeo o da Icaro, no? E che prima o poi incontrerà la sua nemesi. Quello che trovo fondamentale è che alle analisi quindi degli eccessi della nostra civiltà, che sono in genere analisi di tipo tecnico, no? Non possiamo emettere più di tot di CO2 o esaurire più di tanto le risorse. Ecco, avevo cominciato a occuparmi di questo perché c'erano le analisi del MIT Club di Roma già negli anni 60 e 70, e ho cercato sempre di metterle in termini di mito moderno e di psicologia junghiana, e come potete immaginare il messaggio è talmente popolare, lo era a quei tempi, che in genere andava in fallimento la casa editrice con cui avevo pubblicato queste cose, no? L'ho dovuto riscrivere, ma mi sembra che purtroppo non solo diventa attuale, ma con tanti fenomeni di cui discutiamo ogni giorno, diciamo il problema proprio del modello mitico della crescita e della nemesis che colpisce l'arroganza, nemesis che poi diventa una divinità, no? Inizialmente era solo un concetto, ecco, c'è anche questo. Vi ringrazio, non so se ti ripasso il microfono se vuoi aggiungere qualcosa. Ma io vorrei soltanto sottolineare la casuale, non so quanto casuale, continuità del nostro percorso, che poi dà ragione tutto sommato anche del fatto che io vedo ancora i giovani vibrare su questi temi, perché si parte da un principio di natalità e dal tema della nascita come un elemento che caratterizza il primum, il principio, e si procede alla conquista progressiva di un distaccamento dal tema materno nel segno di questa bella morte eroica che dà l'origine fondativa alla patria, no? Allora mi sembra significativo anche la continuità di questo tuo percorso, che era partito con un tema natale che progressivamente viene svilito, demistificato, avvilito, umiliato, fino al punto che gli eroi sistematicamente devono distogliere il proprio sguardo dalla madre per poter conquistare la patria, no? La cosa inquietante è che questo accade ancora nella modalità apocalittica che tu hai segnalato, quando nell'ultimo atto di Hitler parli del distruggere la patria, no? Gli Harragas tunisini, con i giovani con i quali io mi confronto ancora, vivono il loro espatrio come un gesto eroico, e lo vivono al tempo stesso come un allontanamento definitivo da un tema materno, e alle madri non rimane che nel loro anonimato sofferente invocare o richiamare un nome disperso. Questo forse comincia quando si estenua, lo dico nella mia antropologia al femminile, ben lungi dal femminismo di maniera, quando si comincia a prendere un patronimico, abbandonando il tema della nascita come elemento che dà la vita e che reclama il rispetto della vita. Quindi grazie per questa contiguità felice. Grazie. A voi. Mi spiace, non c'è, siamo tutti stretti coi tempi e non può esserci, ci hanno detto, dibattito. Ma mi veniva in mente una cosa che mi era annotato mentalmente, visto che abbiamo parlato di Hitler, come nasce un mito, per esempio. C'era
sull'inserto cultura del Le Monde una foto del lager di Buchenwald del 44 con un albero. Buchenwald è vicino a Weimar, quindi ci ha vissuto lì vicino Goethe, e una leggenda diceva che Goethe, pensando per comporre un'opera, saliva fin lì e passeggiava sotto a quell'albero grandissimo, no? Perché era un albero secolare, e essendo nel campo si è creato il mito, siccome la gente era un campo di lavoro, non di sterminio, però si stava come si stava a Buchenwald, quindi si è creato fra i detenuti il mito che quando l'albero sarebbe crollato, crollava finalmente anche il nazismo. E nell'autunno del 44 un bombardamento americano lo ha distrutto, e quindi si è diffusa nel campo la convinzione che ci fosse qualcosa di vero e che erano pronti per anche un'azione di rivolta, no? E la genesi, sì, dei, sì, 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 la,